Una politica protezionistica molto precisa attuata da Francesco I. La modernizzazione di fatto che il periodo napoleonico aveva lasciato in eredità alla Restaurazione costituisce la base per una ripresa possibile della politica dei nuovi Borboni, degli eredi di Ferdinando IV. Tra questi si segnala sicuramente Ferdinando II, asceso al trono nel 1830, che all'inizio del suo regno mostra segni incoraggianti di attenzione per i problemi della modernizzazione della società meridionale. Il primo decennio del regno è certamente segnato dalla operosità del sovrano e questo è il periodo in cui si registrano i cosiddetti successi dei Borboni prima dell'unificazione. La costruzione di una flotta mercantile, l'incoraggiamento alle società economiche, la costruzione di strade che i Borboni operano, il tentativo di allargare con trattati commerciali gli scambi mercantili, la promozione di attività manifatturiere nel regno, favorendo la venuta di imprenditori svizzeri, francesi, tutte cose che in qualche modo disegnano l'immagine di un mezzogiorno che si avvierebbe addirittura sulla strada della trasformazione industriale. Ferdinando in realtà ha molti problemi. Il mare che gli può portare benefici rischia anche di diventare una prigione, perché sostanzialmente gli spazi non si aprono facilmente. I trattati commerciali sono difficili, sono contestati per esempio dagli inglesi e il regno ha difficoltà ad espandersi ed allargarsi. Durante il regno di Ferdinando II si assiste all'ampliamento della città verso Oriente, ampliamento che ha inizio con la colmata del fossato che correva parallelo alle mura e che costituiva con esso un elemento di separazione tra la città storica e la zona delle paludi ad oriente, che erano il luogo per secoli di impianto degli orti che servivano all'approvvigionamento dell'alimentare della città. Questo ampliamento, questa trasformazione della città a oriente è favorita anche dalla costruzione della stazione della ferrovia Napoli-Portici, alla quale seguiranno le altre stazioni ferroviarie nei decenni successivi. Accanto alla costruzione delle stazioni e con la costruzione delle stazioni si assiste all'edificazione degli impianti industriali e con gli impianti industriali dei quartieri operai. La dinastia borbonica, una volta illuminista, si sta trasformando però in una monarchia insopportabilmente bigotta ed il governo diverrà paternalistico e repressivo. I Borboni organizzarono una polizia formidabile contro tutti coloro che gli facevano paura. E non erano i ladri o la camorra, ma i liberi pensatori, gli intellettuali, i liberali, ad essere inseguiti e perseguitati.